Parere negativo per l'impianto di compostaggio della ditta Sovea sul territorio di Crotta d'Adda. Questo l'esito dell'ultima conferenza dei servizi tenutasi questa mattina in provincia. Il progetto non risponde ai vincoli imposti dalla nuova normativa europea in materia di nuove tecnologie, le cosiddette BAT, entrata in vigore il 17 agosto 2018, e presenta criticità dal punto di vista infrastrutturale, ambientale e sanitario. Il parere negativo al progetto era stato espresso dal comune di Crotta e dai cittadini che per mesi hanno portato avanti una lunga battaglia con il comitato, ma anche dalla TS Valpadana, che ha fotografato la pressione ambientale nell'area e diffuso i dati dello studio epidemiologico. Così oggi è arrivato il no all'autorizzazione integrata ambientale richiesta dalla ditta. Il fatto che la provincia abbia negato l'AIA a questo insediamento produttivo sancisce una vittoria sia per noi come amministrazione, ma soprattutto per la gente di Crotta. È stato un lungo calvario, durato quasi un anno e mezzo e 5 conferenze e servizi, che penso sia un iter così lungo non si sia mai visto, che però ci ha lasciato stanchi ma felici. Crotta non subirà l'ennesimo insediamento, non subirà aumento di traffico, non subirà un ennesimo impatto d'origine e questo ci lascia sereni. Questo è il merito di tutti, dei cittadini, del comitato, dell'amministrazione, che ha prodotto quelli che erano i giusti passi e la giusta documentazione per andare a far capire che non tutto si decide fuori dal comune, il comune ha ancora la sua autorità. Questo ha fatto scoprire un senso di appartenenza al paese. Un grosso contributo è stato quello di ATS, che riguarda il rischio ambientale e sanitario per una zona ormai satura, dove presto ci sarà anche il raddoppio della discarica di Arvedi. È stato fondamentale l'approfondimento che abbiamo effettuato, credo abbiamo fatto una valutazione della situazione della pressione ambientale di area, con a cui si è aggiunto il lavoro dell'osservatorio epidemiologico con un approfondimento dello stato di salute della popolazione. Rispetto a quest'area possiamo dire che c'è una pressione ambientale importante che si esprime nei livelli delle concentrazioni medie delle PM10 e poi abbiamo anche dei dati sanitari che evidenziano delle criticità, in particolare per quanto riguarda l'apparato respiratorio. Quindi pressione ambientale da una parte, criticità sanitarie ci hanno indotto a esprimere una valutazione negativa rispetto al procedimento in corso per quanto riguarda gli aspetti sanitari ovviamente. Forse riusciamo a mettere un punto a questa situazione che ci sta stressando da almeno un anno e mezzo. I cittadini si sono uniti e ci sentiamo, diciamo così, anche più forti nel poterci far ascoltare e rispettare. Non si esclude un ricorso da parte di Sovea.